cercherò di rispondere ad una domanda frequentissima che tutti ci facciamo quando abbiamo a che fare con l'henné, ovvero come faccio a capire quando l'henné è pronto per essere applicato? E quando è pronto l'henné? L'henné è pronto quando tutto il colorante contenuto all'interno delle foglie viene rilasciato. I tempi variano molto, variano a seconda del liquido utilizzato per la preparazione, variano a seconda della temperatura ambiente e variano anche a seconda dell'henné stesso. Ma c'è un modo per capire semplicemente se il colorante è stato rilasciato o no? Per fortuna sì, perché quando il colorante, e solo il colorante, non le foglie di henné, entra a contatto con l'ossigeno, si scurisce, per cui un henné pronto mostrerà una superficie più scura rispetto alla parte interna. Questo è un henné che ho appena preparato. Vedete che se sposto la parte superficiale, il colore della superficie e il colore interno sono praticamente gli stessi. Questo invece è un henné che ho lasciato ossidare per un giorno. Vedete che se spostiamo la superficie con un cucchiaio, notiamo due colori. La superficie presenta un colore più scuro sul marrone, mentre la parte interna è rimasta di un colore un po' più verde. Per cui, ricapitolando, se spostiamo la superficie dell'henné con un cucchiaio e notiamo due colorazioni differenti tra superficie e parte interna, vuol dire che l'henné ha rilasciato tutto il suo colore ed è pronto per essere applicato. Spero che anche questo video sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!